trovati a tutti i radioascoltatori, i telespettatori, nel consueto appuntamento con il presidente della regione Gian Mario Spacca, al quale do subito il ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bene, ci prepariamo visto che lunedì si avvicina, lunedì giornata delle Marche, 10 dicembre, l'ottava edizione. Quest'anno il titolo è L'impegno per vincere nella vita. Utilizzando un po' una metafora sportiva e poi utilizzando anche le storie dei nostri atleti che hanno vinto e che hanno partecipato alle Olimpiadi, per dare coraggio forse, per affrontare le sfide che questa vita ci propone. Esattamente, è una metafora per dire che se vogliamo davvero uscire da questa situazione difficile in cui siamo, se vogliamo uscire dalla crisi, non bastano le virtù o i vizi del passato, cioè far valere la furbizia, le scorciatoie, ma occorre impegno, perché soltanto con l'impegno, con la serietà, si vince nella vita e si ottengono i successi e quindi si può crescere. Quindi la metafora dello sport diventa la metafora per la vita e per uscire da questa situazione difficile in cui siamo. L'esempio degli atleti, vincenti o non vincenti, ma che comunque hanno vinto perché hanno partecipato alle Olimpiadi, è il nostro punto di riferimento. La serietà con cui loro si sono preparati, l'impegno che hanno messo per raggiungere le Olimpiadi diviene il termine di riferimento da utilizzare anche nella nostra vita quotidiana. C'è stata una cosa che in questa settimana, che insomma volge al termine, mi ha molto colpita: la presentazione di un libro, di un documento, di uno studio sull'economia, il management e il commercio in Italia ma anche nelle Marche. Il libro secondo me è ricco di spunti per gli amministratori locali, non solo insomma per i sindaci ma per tutti, per le scelte del futuro, perché come si è sempre detto, commercio, turismo e cultura viaggiano insieme. Le Marche hanno avuto forse un sviluppo molto veloce negli anni della grande distribuzione, oggi questo si è rallentato e si ripensa un po' ai centri commerciali naturali, ai piccoli borghi. C'è stata anche la volontà della regione, che ha fatto una moratoria e quindi non dà più autorizzazioni per i grandi centri, per la grande distribuzione, per i grandi centri commerciali, e viceversa sta sostenendo anche con incentivi consistenti i centri naturali, ovvero quella distribuzione di qualità che può essere collocata all'interno dei centri storici della nostra comunità e che quindi può essere utile per la loro valorizzazione. Questa è una strada che dobbiamo percorrere ancora di più, sempre di più, perché dobbiamo ricercare appunto la qualificazione dei nostri modelli di vita e anche il commercio che è agganciato alla nostra agricoltura a chilometri zero, che è agganciato alle nostre produzioni, può aiutarci a vivere meglio e a fare della nostra regione un contesto anche attrattivo in cui coloro che vengono a visitarci, i turisti, possono trovare delle cose originali e una differenziazione che alimenta e dà valore aggiunto al nostro prodotto turistico. Altra cosa importante questa settimana è sopralluogo nei cantieri marchigiani per il progetto Quadrilatero, che sta procedendo speditamente, e una cosa insomma che serve molto non solo ai marchigiani ma anche per chi ci viene a trovare, per chi lavora qui. La previsione della conclusione dei lavori entro il 2015 mi pare primavera? Sì, praticamente avremo una coincidenza nel 2015 perché termineranno i lavori della Ancona Perugia, ovvero la direttissima, che significa la statale 76 sostanzialmente nel territorio marchigiano, ma prima ancora termineranno i lavori della Foligno-Civitanova, che significa statale 77, e i lavori della terza corsia della 14. Contemporaneamente partirà il progetto, credo che sarà solo questione di giorni per l'avvio della stesura del progetto definitivo della Fano-Grosseto. Quindi credo che in questi ultimi anni abbiamo raggiunto un obiettivo straordinario, che è quello di bypassare l'Appennino addirittura in tre punti e quindi realizzare un processo di grande integrazione con l'Umbria e con la Toscana, da cui la nostra regione potrà beneficiare davvero. Presidente, apriamo il capitolo dei costi della politica, perché si è concluso un percorso lungo, quello della conferenza Stato-Regioni, che però è stato importante per ottenere regole innanzitutto quasi uniformi per tutto il paese, per le varie regioni. E com'è stato secondo lei questa conclusione di questo percorso, anche perché nelle Marche si è parlato molto dopo il rinvio del voto l'altro giorno in consiglio regionale, ma la direzione è quella che è stata dettata, ovvero appunto il risparmio?
Sì, intanto abbiamo raggiunto un obiettivo a livello italiano che non ci saranno più le distinzioni enormi che c'erano tra una regione e l'altra rispetto ai costi della politica. Tra Marche, Puglia e Lombardia c'erano degli abissi rispetto a comportamenti, remunerazioni e costi della politica. Quindi ci sarà un criterio uniforme per tutte le regioni italiane. In più ci sarà questo allineamento rispetto alla sensibilità dei cittadini che riguarderà gli aspetti più critici, e poi sono le remunerazioni dei rappresentanti politici che saranno allineati a standard di contenimento, ovvero delle regioni più virtuose. Bene Presidente, io la ringrazio per essere stato con noi, ci sentiamo la prossima settimana, buon lavoro nel frattempo. Buon lavoro a voi e buona giornata. A presto.